eccoci qua di nuovo in studio. Allora, ci hanno raggiunto Claudio Cominardi, sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 5 Stelle. Buongiorno a tutti. Davide Giacalone, editorialista RPL. Paolo Cilino Pomicino, che tra le mille cariche di governo, 1001 almeno. Nel tempo che fu. Nel tempo che fu, è stato anche ministro del bilancio. Purtroppo. Come purtroppo? Perché è faticoso. Sì, non per era facile. Se per lui o per il bilancio, ma è stato ministro del bilancio. Purtroppo per chi è la domanda? Allora, parliamo di soldi e segnatamente parliamo di pensioni. Pare ci sia una nuova grana per il governo. Direte, ancora una? Allora ce l'avete con il governo? No, noi segnaliamo. Si discute di questa cosa qua, TFR, sarebbe trattamento di fine rapporto. Non per tutti, Giacalone, in particolare per i dipendenti pubblici. Ci sarebbe un problema. Ma noi, che come sapete siamo un po' fatti così, vogliamo capire le cose, ci siamo detti, ma che cos'è il TFR? Da dove nasce? Come funziona? Fatemi vedere. È il 1916, Einstein ha appena pubblicato la teoria della relatività, ma è nel fango delle trincee che si scava la storia. Proprio in questo anno in Italia nasce l'embrione del TFR, un'indennità che il legislatore corrisponde agli impiegati richiamati alle armi. Un istituto che trova legittimazione nel 1927 nell'Italia fascista, quando in Gazzetta Ufficiale compare per la prima volta l'acronimo TFR. Mentre Caterina Caselli scandalizza l'Italia democristiana con Nessuno mi può giudicare, la legge 604 del 66 cambia pelle al TFR. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. L'indennità, scrive il legislatore, diventa una forma di accantonamento finanziario obbligatorio gestito dal datore di lavoro per tutti i suoi dipendenti e viene calcolata sull'importo dell'ultima mensilità per il numero degli anni di servizio prestati. Mentre oggi il trattamento maturato in un anno corrisponde alla retribuzione annuale comprensiva di tredicesima e quattordicesima divisa per 13,5. L'ultima riforma alla disciplina, voluta dal governo Prodi 2 nel 2006, ha introdotto l'obbligo per il lavoratore di scegliere se mantenere il TFR nella sua forma attuale, la cosiddetta liquidazione, oppure destinarlo alla costruzione di una pensione integrativa. Secondo i calcoli dell'ex vice ministro all'economia Mario Baldassarri, il TFR cumulato dei quotacentisti ammonta a circa 650 milioni l'anno, che moltiplicati per i 38 anni di lavoro portano ad un TFR totale di 24,7 miliardi. Mentre le aziende private accantonano di anno in anno il TFR dei dipendenti, lo Stato si limita a registrare un debito nei confronti di ciascun suo dipendente. Si calcola quindi che oltre ai circa 4 miliardi per le pensioni, lo Stato debba versare 6,2 miliardi di TFR ai suoi dipendenti quotacentisti. Ma i soldi ad oggi ci sono? Giocalone, chiedo aiuto, no? Perché una delle cose che ho imparato lavorando su questo tema è che lo Stato non accantona i soldi per i suoi dipendenti, ma si limita a scriverli su un pezzo di carta, cioè una specie di pagherò. Sì, un accantonamento virtuale, diciamo così, non virtuoso, ma virtuale. No, ma non è così però. No. Non è così, nel senso che ha ragione quando dice che è virtuale, però è ovvio che quando si presenta una legge di bilancio si mette nel bilancio di quell'anno, certo, per devi mettere la quota, devi pagare, sì, certo. E quindi poi ci è devono virtuale, essere per forza, poi dopo, certo, ci cioè l'accantonamento essere. È virtuale, esatto, il pagamento esatto. Ovviamente è reale, però teniamo con la stima di quelli che andranno quindi, in pensione in quell'anno, quindi esatto. Però scusatemi, se è così i dipendenti pubblici possono dormire sonni tranquilli sempre? No. Perché? Allora, a parte che per il pubblico impiego non si chiama TFR, ma insomma, la zuppa è quella, e la liquidazione, come sì. Si chiama sempre chiamata liquidazione, perché è già stato introdotto una differenza fra il dipendente pubblico e il privato. Il privato deve avere dipendente subito i soldi della liquidazione, quello pubblico già oggi può avere un ritardo anche di un anno. Il che, detto in maniera diversa, significa che il datore di lavoro privato deve pagare subito, lo Stato con calma. Adesso si discute, ma qui mi fermo al si ma discute. Qualcosa, diciamo, peraltro non è un inedito, perché anche con le imprese no, dicendo, lo Stato paga con calma, mentre a noi chiede di pagare le tasse adesso, regolarmente. Adesso pare, ma mi limito al pare perché ne ho sentiti tutti i colori,
che sarebbe questa dilazione, arriverebbe a 5-8 anni. Non lo so, vedremo il testo, anche perché esattamente in questi studi, parlando con il sottosegretario Duringon, ancora due o tre giorni fa, gli interessi saranno totalmente a carico dello Stato se uno va a chiedere prima in banca i soldi della propria liquidazione. Sì. Ora, a parte il fatto che se gli interessi sono a carico dello Stato significa che per tirar fuori i soldi che dovrebbero essere stati accantonati dallo Stato io pago gli interessi, cioè pago ulteriore spesa pubblica. Ma sembrerebbe che neanche questo si fa, ma qui mi limito ai sembrerebbe, perché allora, è la seduta spiritica, guardiamo il testo. Come Nardi ci aiuta a capire. Sottosegretario, la CGIL, come Giacalone, ha questo tipo di dubbio. E cioè dice, se dal settore pubblico dovessero aderire a quota 100 i 140.000 lavoratori di cui si parla, queste persone rischierebbero di vedersi corrisposta la liquidazione, la chiamo più semplicemente così, dopo circa 8 anni dal pensionamento. In più, il tema è chi paga, ammesso che io poi la possa avere questa liquidazione attraverso la banca, chi paga gli interessi alla banca? E anche se la risposta fosse la paga lo Stato, significa la paghiamo tutti noi. E che aumenta la spesa. E che aumenta quindi la spesa pubblica. Prego, sottosegretario. Allora, innanzitutto, siccome si è parlato di trattamento, di fine rapporto in maniera generica, è giusto precisare che quello che attiene alle questioni private, cioè delle aziende private, non esiste, perché viene corrisposto immediatamente praticamente. E infatti stiamo dicendo che stiamo parlando il in realtà pubblico. Appunto, considerata la grafica per quello, stiamo parlando di TFS, cioè... che è trattamento di fine servizio. Mettete che riguarda una i pubblici bella dipendenti. X sulla R, scrivete appena S piccolo piccolo sotto perché... la R, così ci capiamo. No, per non fare confusione, non per altro, sono piuttosto pignolo da questo punto di vista. Però vengo al merito. Allora, queste persone che andranno in pensione, a parte che non andranno tutte, è giusto che bisogna fare i conti considerando la peggiore o la migliore delle ipotesi, perché vuol dire dare l'opportunità di andare in pensione anticipata a tantissime persone. C'è in discussione anche in questi giorni, quindi finché non ci sarà questo Consiglio dei Ministri, finché non verrà licenziato il testo, quindi stiamo parlando di ipotesi che sono al tavolo, oggetto del tavolo. E che ci sarà mai questo Consiglio dei Ministri? Assolutamente perché è stato rimandato, assolutamente diciamo, sì. Di un po' di ma no, ma neanche troppo. Io vorrei ricordare che la legge Fornero è stata votata in 15-20 giorni e ha creato dei disastri allucinanti proprio per errori materiali e formali scritti all'interno del provvedimento del governo. Quindi forse è meglio prendersi qualche giorno in più e scrivere le cose come si deve. Ma arrivando al punto, quello di cui si sta discutendo in questi giorni, in queste ore, sul discorso TFS è il fatto di dare la possibilità, un'opportunità al pensionando di ricevere prima il trattamento di fine servizio con una convenzione con gli istituti bancari, per i quali ovviamente con lo Stato ci sarà un trattamento di privilegiato, diciamo, perché stiamo parlando di istituti pubblici, istituzioni. Sì, per ma cui gli ovviamente chi li quegli paga, interessi, alla banca, quegli interessi li paga? Non li pagherà il pensionato, come hai detto giustamente sottosegretario Duringon. E quindi li paga lo Stato. E quindi li pagherà lo Stato, ma saranno appunto, perché si parla di Stato, perché si parla di istituti bancari che sono soggetti anche per certi versi istituzionali proprio perché fondanti della società, non ci sarà un interesse da strozzino, ma saranno sicuramente limitati, quindi i costi saranno limitati, però daranno l'opportunità di avere delle entrate per i cittadini a cui spettano, e qui bisogna anche dirla tutta, perché se queste persone devono aspettare in là nel tempo il proprio trattamento di fine servizio, i dipendenti pubblici di molti anni in là, per delle politiche fatte dai governi precedenti. Quindi noi ereditiamo una situazione molto complicata. Come la vede questa cosa? Vedo che tu per solito c'è la confusione, perché da che mondo in mondo, nell'antichità, si faceva altra cosa, e cioè quando si presentava la legge di bilancio, si accompagnava con una serie di provvedimenti cosiddetti collegati che attuavano provvedimenti di tipo ordinamentali, che non erano quindi squisitamente di pertinenza della legge finanziaria in quanto tale, ma che accompagnavano però per le politiche complessive che il governo metteva in pista, accompagnavano e avevano una corsia preferenziale simile a quella della legge finanziaria. Io avrei compreso che, volendo fare
quota 100, volendo fare il reddito di cittadinanza, avendo già discusso da tempo questo argomento, in realtà insieme al decreto fiscale che hanno fatto e insieme alla legge di bilancio ci fosse anche il disegno di legge dei due provvedimenti. Questo non è accaduto, ma naturalmente a questo punto non sono riusciti ancora a fare neanche le previsioni di spesa, perché è ovvio che mettendo e facendo una media di quelli che mi scusi Pomicino, vorrei crogiolarmi nel piacere della reattività di Tagadà. Sì. Guardate, vi prego. Tutto a posto. In tempo reale. Segnalare, diciamo, questa velocità. Questo è un tema formidabile, anche perché ci sono norme di salvaguardia, mi corregga il sottosegretario, perché poi lui certamente è più informato di noi, norme di salvaguardia che se la spesa va oltre le stime, nel corso dell'anno vengono bloccati. Però è difficile bloccare la spesa corrente una volta che si è avviato un meccanismo. Per cui che cosa accade? Che se la spesa va oltre le previsioni, che peraltro ancora non ci sono, decade la spesa in conto capitale. Allora, diciamo, quindi che aggrava la situazione economica del nostro paese, che già è in grande difficoltà. Quindi è questa nella politica di bilancio tutto si tiene, se si copre da una parte si scopre dall'altra, e quindi c'è bisogno di avere delle stime precise e puntuali, della quale la Ragioneria Generale dello Stato ha grande responsabilità e anche grande professionalità. Invece è stata aggredita nei mesi scorsi con una perché violenza era brutta, inaudita. Sporca e cattiva, e non voleva favorire il governo del cambiamento. Esatto, sì. Però Pomicino dice una parola magica, la parola coperture. Allora, noi spesso ne abbiamo parlato in questo studio, ci sono le coperture, quali sono le coperture? Ora ci è parso di capire che il taglio delle indicizzazioni sul quale arriviamo sia in realtà un punto sul quale il governo fa un forte affidamento in tema di coperture, perché da là arrivano quanto, Alessio? 2,2 miliardi sono le previsioni. Bene, solo che quello, diciamo, è stato reclamizzato un po' meno di quanto non sia stato reclamizzato, ad esempio, il taglio delle pensioni d'oro. Perché il taglio delle pensioni d'oro è anche legittimamente una battaglia vera del Movimento 5 Stelle. Però cancellerei legittimamente. Cosa? Cancellerei la parola legittimamente. Che essendo quella una battaglia del Movimento 5 Stelle, legittimamente loro la rivendicano molto di più che non il taglio delle indicizzazioni, certo, Pomicino. Certo. Era, diciamo, certo, messo certo, in certo. mezzo, quindi si poteva fraintendere. Ora, qualche giorno fa un pensionato d'oro, Poerio, giusto? Una creatura di Tagadà. Una creatura di Tagadà, il professor Poerio, che è un collega di Pomicino, un medico molto simpatico, è stato più volte ospite della nostra trasmissione. In un'altra trasmissione televisiva della 7 si è messo un gilet giallo. Vi faccio vedere cosa ha detto a Poerio Di Maio, in risposta a Poerio, il ministro Di Maio. Fatemi sentire. Mentre in Francia nelle piazze i gilet gialli sono quelli che rivendicano un reddito minimo più alto, un'età pensionabile più bassa e più democrazia partecipata, in Italia chi indossa il gilet giallo è quello che ha la pensione d'oro, che avrete visto ieri sera mettere un gilet giallo per protestare contro il taglio delle pensioni d'oro che abbiamo fatto in legge di bilancio. Allora, una cosa che è veramente sconcertante. Io seguo il talk show e vi partecipo quando mi chiamate da alcuni e svariati anni. Bene, e solo quando dalle parliamo persone da cui è piacere di andare, naturalmente, lo dica pure, qui innanzitutto. ma il dato, la cosa che mi sconvolge è che in nessun talk show si affrontano i problemi di come aumentare le pensioni minime e le pensioni più basse. Ma adesso sempre, come Nardi le dirà, reddito, ma sempre pensioni tagliamo, di cittadinanza. Ma sempre si individuano invece di tagliare le pensioni, le più basse, le più alte, la mancata indicizzazione. Io dico questo perché emerge una linea politica veramente devastante. Tutti più uguali nella povertà. E questa la linea di fondo del Paese. Ma lei dice c'è un pensiero in c'è un questo. Pensiero di fondo. E faccio un esempio banale. Ma per sé bisogna chiedere
un contributo a determinate categorie, perché lo Stato ha bisogno di un contributo particolare, perché in realtà il taglio delle pensioni d'oro, se non fate errare, è per 5 anni, con una certa gradualità, sì, secondo delle... Cioè, se è un contributo di solidarietà, perfetto, perché non lo chiediamo a tutti quelli che percepiscono, guadagnano oltre a quelli di anno, che dichiarano di guadagnare 100.000 euro in più, e quindi più, non per categoria, non i pensionati, reddito, ma tutti quelli reddito, che per reddito arrivano a quella cifra. E allora il dato vero è che invece a chi guadagna 300.000 euro e non gli si chiede 3.000 euro, era la mia proposta, 3.000 euro all'anno, quindi 250 perché euro no, al mese. Perché no, Cominardi? Me lo dica in un telegramma, perché no? Chiedo scusa, ma non lo chiede. Un po' l'orticario, devo dire due cose. C'è l'orticario, Cominardi. Innanzitutto io continuo a incontrare gente per strada che ci dice di andare avanti sul taglio dei vitalizi, sul taglio dei pensioni d'oro. Mi dispiace per l'ex onorevole Cino Pomicino, pensionato d'oro. Anzi, non mi dispiace, lo devo dire in realtà, non mi dispiace che gli tagliamo il vitalizio, che tagliamo la pensione d'oro, perché io sono l'esempio provante che ci sono milioni di persone, ok, che lavorano. Io ho cominciato a lavorare, lo dico sempre, a 15 anni di età in fabbrica, quando avevo solo 15 anni in fabbrica, invece ho un mazzo così, a 1.000 euro al mese, senza avere un vitalizio garantito, senza avere una pensione d'oro ma garantita. Esiste l'articolo 2 della Costituzione italiana che deve esistere, lei sicuramente lo conoscerà meglio di me, che deve esistere solidarietà politica, sociale ed economica. No, però, chi ha meno deve dare di più, per ho chi una domanda, meno, ho una domanda. Come dice Pomicino, perché non lo fate come su tutti? Ci vergogni. No, io non mi vergogno. Ci vergogno. Allora, sono orgoglioso. Faccio io una domanda. Perché, diceva prima Pomicino, se il tema è solidarietà, perché non la chiedete questa solidarietà a tutti quelli che percepiscono un reddito superiore ad una certa cifra? Perché per categoria? Perché solo i pensionati d'oro? No. Ma ammesso, diciamo, che insomma sia, diciamo, quella se la definizione facendo, giusta. O non stiamo facendo bene. Diciamo se stiamo cercando di ridistribuire concretamente la ricchezza in questo paese quando mal ridistribuita e quando mal meritata. Perché no? Ah, per esempio, se noi diciamo, rimanendo sul tema delle pensioni, ma c'è un motivo per cui voglio rimanere, che cerchiamo di dare... di far presente quando questa pensione d'oro effettivamente è supportata da reali contributi o meno, c'è anche questo aspetto, quindi anche per i redditi alti è un discorso che va preso separatamente, perché c'è una questione legata concretamente alla contribuzione, se il tema è la solidarietà, di sostenibilità del sistema paese pensionistico, è legato allora, alla sostenibilità del sistema pensionistico. La scure vera arriva perché, sui vitalizi, aspetta, faccio vedere una cosa. Le pensioni di oggi, vitalizi, il sistema di partizione le paga chi lavora di oggi, vitalizi, anche 500 abbiamo euro il tempo di parlarne, vitalizi, fatemi vedere il servizio. È uguale, domani. Non è così. Questi sono tutti i lingotti d'oro in cui ho investito le mie cospicue pensioni. Ecco, ogni libro è per me più di un lingotto d'oro, perché è tutta la mia vita, tutta la mia attività professionale e politica. Ha investito così più di 7.000 euro di pensione al mese Alessandro Tessari, assistente universitario a Padova e parlamentare per 5 legislature, per il Partito Comunista prima e Radicale poi. Inoltre 60.000 libri, per i quali addirittura ha dovuto comprare 3 appartamenti nella stessa palazzina. Qua ci sono solo i tedeschi, mentre nelle altre case ci sono i francesi, gli italiani. Dunque, io fino a questo mese mi sento un cittadino fortunato perché ho la pensione della Camera di 5.500 euro e poi 2.000 rotti della università. Dal mese prossimo mi tagliano del 70%, per cui non posso mantenere queste biblioteche, questi appartamenti, io ho messo in vendita tutto, perché mi devo adattare a un altro regime di vita. A questo disagio economico si aggiunge il fatto che noi nell'opinione pubblica siamo una massa di ladri, di farabutti, di opportunisti, e vuol dire che siamo pronti per il nuovo fascismo. La Camera dei Deputati ha infatti comunicato all'ex parlamentare il drastico taglio dei vitalizi pari appunto al 70%, e Tessari ha così messo in vendita anche il quarto alloggio di cui è proprietario a Roma dai tempi dell'attività politica, e in affitto l'altra casa sempre di proprietà a Friburgo. È la legge che mi diceva che tot paghi di contributo tanti anni e hai diritto. Se me l'hanno data a 50 anni, non è che io l'ho chiesta e l'ho sollecitata, era la regola. Ci hanno pagato bene, ci hanno dato una bella pensione per anni, adesso a 76 anni scopro che ho vissuto troppo. Lei stesso prima mi diceva, in un certo senso anche questo taglio delle pensioni è un po', tra virgolette, colpa mia, perché
Ho votato Grillo. Certo, difatti io, prima di parlare male di Fico e di Di Maio, devo parlare male di me stesso. E così ad oggi anche il professore pensa a ricorso contro il taglio delle pensioni d'oro e ad una qualche forma di giustizia. Abbiamo fatto, credo, più di 1000, hanno fatto ricorso per via giudiziaria. Hai un doppio registro, che gli ex regionali hanno l'intera pensione e i senatori e i deputati... La Corte e la Consulta avranno dei problemi a dire, ma insomma, almeno un criterio unificante. E poi io sono disposto anche a tagliarmela di 3 volte di più la mia pensione, ma che ci sia un'equità distribuita. Gustoso, no, in questa intervista, sì. Quando Tessari dice ho scoperto di essere vissuto troppo. Sì, ho scoperto di essere vissuto troppo, l'età media comunque cresce, la speranza di vita cresce, questo credo che sia una notizia positiva, almeno fino a ieri era una notizia positiva. Io credo che dove il professor Tessari mette i suoi libri sono tendenzialmente affari suoi, nel senso che se la sbrighi come meglio crede. Il problema è che trovo oscena la definizione di pensioni d'oro, è oscena, perché le pensioni o sono fondate su ciò che è stato versato o incorporano un regalo. La grande parte delle pensioni attualmente in pagamento in Italia incorpora un regalo, ma sono molto basse. E allora si può dire che, posto che quello che il lavoratore ha versato sono soldi suoi, non è d'oro, d'argento, di bronzo, sono soldi suoi, e se li deve e togliergli è furto, a mano armata di legge, ma è furto. Gli altri, si può dire che sotto una determinata soglia non si può intervenire perché è troppo bassa, però gli altri si può ricalcolare. Tenete presente che nel 2008 il trasferimento dalle casse dello Stato all'INPS per pagare tutta questa roba era pari a 60 miliardi. Nel 2018 è pari a 110 miliardi. A questi 110 ci aggiungete, diceva prima il sottosegretario, si parla di una ripartizione, sono i lavoratori di oggi che pagano. A questi vanno aggiunti tutti quelli che si vogliono mandare in pensione prima. Oggi c'è un italiano che ha 65 anni su 5, fra poco saranno 1 su 3. Non c'è nessun modo al mondo di far continuare a quadrare conti in cui mandi in pensione persone che non hanno maturato pensione con i contributi versati. Dopodiché uno per propaganda e demagogia può pure dire più soldi a tutti, felice, metti un po' di paletti e ti auguri che è una balla che si cerca di correggere con pensioni d'oro, che è un'oscenità. Alessio Orsinger, poi tanto ritorniamo su questo dopo la pubblicità, ma io adesso mi devo fermare. Sì, anche perché abbiamo fatto i conti sui vitalizi, in 3 anni 130 milioni di euro è la somma di cui si parla, sono invece 76 milioni che si prevedono di risparmiare dal taglio delle cosiddette pensioni d'oro. Il bottino più consistente, come abbiamo già detto, sono gli oltre 2 miliardi in 3 anni, 2,2 per la precisione, dalla rimodulazione delle pensioni, quindi delle indicizzazioni. Amico Davide Giacalone, che i soldi che dallo Stato arrivano all'INPS sono per l'assistenza, non per le pensioni. Sono per l'insieme. Tutta la parte delle pensioni. Devo andare in pubblicità, poi però a casa si staranno chiedendo, mentre voi chiarite, a casa si stanno chiedendo, no, ma noi che abbiamo una pensione da fame, noi che cosa dobbiamo fare? Questo è il punto per vero. Voi c'è la pensione di cittadinanza. Dopo la pubblicità, ce lo spiega Cominardi. Galiano Lombardi ha 68 anni, vive con una pensione di 460 euro al mese. Nella vita ha fatto il rappresentante. Siamo in Puglia, a Brindisi, lo incontriamo in un piccolo negozio di antiquariato, di proprietà di un suo amico. È qui che trascorre la maggior parte delle sue giornate. La mia, diciamo, caverna preferita, la caverna magica, no? Dove ci sono tante cose del passato, del presente, che riescono a mantenerti vivo. Per arrotondare dipinge qualche quadro, a volte vende qualcosa nei mercati dell'usato. Mi diletto nell'arte. Le servono per arrivare a fine mese questi soldi? Sì, effettivamente, anche se non c'è una grande vendita, però sai, quella cosina in più sulla minima pensione che ci viene data. Ci porta dove abita, una casa in affitto al terzo piano senza ascensore di un palazzo del centro. E spariscono nel momento stesso in cui le prendo, perché
pago un affitto di casa di 350 euro. Per fortuna le bollette della luce arrivano ogni due mesi. Ha un solo figlio che vive in Sicilia, ma Galiano non vuole lamentarsi, ha trovato la ricetta per essere contento, anche se con poco. Immagino sia costoso però comprare pennelli, pittura, se vuol fare dei quadri, sì. Con la sua pensione le compra. Io ho questa benedizione, diciamo, che avendo un fratello che ha un negozio di cornici e belle arti, facciamo un po' come la storia di Van Gogh, che aveva il fratello che lo aiutava. Ho trovato questo lato romantico per giustificare tutto questo. Sì, lui è chiaro. Ogni mattina compra il giusto necessario senza sprechi. Qualche soldo in più lo aiuterebbe nelle spese, d'altronde l'età avanza. Spera che l'aumento annunciato sulle pensioni possa arrivare quanto prima e chiede così al CAF se potrebbe rientrare tra questi beneficiari. I requisiti ci sono tutti per poter accedere appunto alla pensione di cittadinanza. L'unica cosa è che dobbiamo appunto attendere che il decreto venga approvato. Ma cosa farebbe se avesse quei soldi in più? Il signor Galiano sogna un po' tra le vetrine. È quello di andarmene un po' in India. Invece i soldi serviranno per pagare le bollette, per pagare l'acqua. Quindi resta un sogno il viaggio? Resta un sogno, ma i sogni bisogna sempre averli, perché magari un giorno si possono realizzare. Allora, i sogni talvolta si avverano e noi lo auguriamo, diciamo, a Galiano. Dopodiché, quando parliamo di pensioni minime, stiamo parlando di persone che non arrivano a 500 euro al mese. A queste persone si è detto con la pensione di cittadinanza arriverete a 780 euro, giusto Cominardi? Sì, sì, cerco di spiegarla anche un attimo meglio, perché per pensione di cittadinanza significa tenere anche in considerazione se si è o meno proprietari di casa, perché non si vuole discriminare tra poveri, perché un conto se hai la casa di proprietà, un conto se sei in affitto, come quel signore per l'appunto. Quindi sarebbero, per come stanno le cose ad oggi, 630 euro di pensione più un 150 euro come contributo per l'affitto, quindi in totale sono 780 euro, perché lui quei soldi li deve spendere ogni mese. E quindi perché vuol dire poveri... che quello che è proprietario di casa gli date 6,80, com'era? Per i proprietari di casa ci sarà una riduzione, chiaramente non ci sarà il contributo per l'affitto. 630 euro invece che 7,80. Poi bisogna vedere se ci saranno delle rimodulazioni dell'ultima ora. Perché? Perché noi dobbiamo puntare alle persone in povertà assoluta. E questo è il primo passo, perché così come per quanto riguarda le pensioni... Guardi, io le do questa notizia che spesso i proprietari di casa, che magari hanno una casa da sempre, che devono pagare le tasse sulla casa che hanno di proprietà, magari perché se la ritrovano che gliel'ha lasciata la sorella o che... Non è che siano, che stiano molto meglio di quelli che sono stanno in affitto. Sono pienamente d'accordo. Cioè sono diventati però per i nuovi poveri, spesso sono poveri difatti, almeno quanto gli altri. Io sono pienamente d'accordo, difatti anche per varie situazioni interveniamo già oggi, per esempio chi ha un mutuo, anche da quel punto di vista, interveniamo perché ha un costo anche quello. Però noi dobbiamo, voluto fare un qualcosa di mirato per chi sta in povertà assoluta. Vorremmo ampliare, ma se ampliamo fin da oggi subito, da 5 milioni di percettori ti diventano 10. Però via via vogliamo quindi però sempre perché a casa sociali. Aspettano di capire esattamente, certo. Quindi chi è in affitto 780 euro, perché una parte è per l'affitto circa 150 euro e l'altra parte va ad integrare la pensione che già prendete, corretto? Sì. Sopra i 65 anni di età. Requisiti, Alessio. Anche sopra i 65, 65 anni di età. E quella invece è la componente reddituale economica, quindi 7500 euro. Cioè devo guadagnare, devo avere un reddito inferiore a 7500 euro. Poi ci sono altri requisiti che sono molto simili rispetto a quelli del percettore di reddito che è in forza lavoro, cioè in età da lavoro, che sono stringenti, però proprio per contingentare, perché ovviamente non lo puoi dare a chiunque, da chi ha estrema necessità. Quindi calcolare anche se hai una seconda proprietà di casa sopra un determinato valore non ti spetta, perché sei in povertà la vendi quella cosa, se hai bisogno e se non riesci a venderla se non riesci stiamo cominciando a fare qualche devi non morire non muori perché comunque ci sono delle forme di integrazione, voglio dire. E stavo dicendo, volevo dire una cosa importante per il discorso dell'indicizzazione, per il recupero di queste risorse, questi 2 miliardi sono importanti risorse perché sì, si parla di più annualità e si parla di una platea importante, perché le erogazioni pensionistiche tutti i mesi sono circa quasi 23 milioni, quindi è una cosa però forse nessuno dice, anche se ne sta discutendo tanto,
che questo governo, ok, fa una rimodulazione migliore dell'indicizzazione, cioè dell'aumento, perché si sta parlando di incremento delle pensioni, non di taglio, perché tagliamo solo quelle donne, di incremento delle pensioni, per le pensioni fino a 8 volte la minima rispetto ai governi precedenti, Letta, Renzi e Gentiloni. Per allora, cui di cosa sono scesi in piazza. Parlando, chiedo aiuto a Giacalone perché mi aiuti a spiegarlo bene. Quando si parla di indicizzazione delle pensioni, significa che le pensioni dovrebbero avere un aumento che è funzione del cambiamento del costo della vita. Cambia il costo della vita, aumenta il costo della vita, aumentano le pensioni. Di poco, di pochissimo, di un po', però quello serve a sopravvivere, diciamo, esatto, con quella medesima pensione che va aumentando e quindi ti consente di affrontare, esatto, un diverso costo della vita. Che poi è il principio della capitalizzazione, cioè nel momento in cui però amministra lo Stato, allora ti riconosco il esatto costo della vita. Dopodiché, già da qualche anno, in questo ha ragione Cominardi, queste indicizzazioni sono state bloccate, certo, fermate, certo, l'aumento è stato sì ma di pochissimo, in parte sì, in parte no. Adesso loro lo bloccano, anche loro, perché poi il tema blocco, non è giusto definirlo un blocco delle indicizzazioni, no, perché aumentano le pensioni. Guardi, no, ho capito, aumentano, Castello, più ufficiale di questo, ufficio parlamentare di bilancio. Qua sotto vedete la percentuale, certo, di indicizzazione previsto da questo governo, secondo l'emendamento, no, dal 2019 al 2021, fino a 8 volte la minima, migliora le condizioni, migliora la percentuale di indicizzazione, quindi di soldi in più che i pensionati avranno, rispetto ai allo schema attuale che era quello definito dai governi precedenti. Quindi vedete, fino a 3 volte la minima al 100%. Mentre i governi Renzi, Letta, Gentiloni, per le pensioni da 3-4 volte il minimo le indicizzavano al 95, noi al 97, tra 4 e 5, Gentiloni, Renzi, 75%, in noi 77, governo PD, da 5-6 volte il minimo, 50%, in noi 52%, è tutto guaio, nero su bianco, sì, quindi saranno i pensionati da questo punto di vista, ce ne saranno grati, lo vedranno sulla loro, sì, pensione. Il grosso errore di questa operazione è che voi potete distinguere, per esempio, un pensionato se ha una o due case, perché in qualche modo risulta. Non riuscite a distinguere se una persona in condizioni di bisogno ha uno o due sussidi, perché non c'è una banca dati dei sussidi. Se il sussidio glielo dà il comune, voi non lo saprete mai, e il comune non saprà mai di quell'altra cosa. Una cosa oscena, che fa sì che si creeranno ulteriori differenze. Ora uno si domanda, dal cittadino normale, si domanda, scusate, ma prima di fare tutto questo, uno mettere in qualche modo i dati in fila, sapere a chi sto dando i soldi, hai ricevuto altri sussidi, hai altri aiuti, non lo sapremo. Infatti noi lavoriamo in questo senso. Anche sì, perché, per quale anno? Anche perché no, non no, è partito. Ci sono già, chiaro, non è ancora partito, ma ci sono già delle interlocuzioni con gli enti più di prossimità. E se l'accertamento parte dopo la consegna di denaro, però no, c'è il rischio che una parte del denaro vada nella direzione sbagliata. Un altro dubbio, diciamo, che c'è tra i dubbi. No, poi vediamo ovviamente chi è a casa e dice ma arrivano 780 euro, io bacio per terra. Quindi su questo diciamo non c'è dubbio. È quello che magari aveva diritto. Alberto Brambilla, esatto, esperto di pensioni, che ha pensato quota 100 per la Lega, diciamo era, sì, l'ideologo di questa cosa per la Lega, però minimo 64 anni, ha detto che tutte quelle categorie di lavoratori che hanno carriere discontinue o contributi bassi potrebbero essere incentivate a versare all'INPS il meno possibile, certo, perché 780 euro sono comunque più di quanto non maturerebbero mai, certo, versando i regolari, certo, contributi. Questo è oggettivamente un pericolo che esiste, significa nelle casse dell'INPS arrivano meno soldi, che poi è un problema per la comunità. E poi fare maggiore trasferimento dello Stato. Com'è che versano? Cioè, io questa cosa, ipotesi, no, non la credo minimamente, perché nel momento in cui i cittadini incominciano a credere in uno Stato e pensano di poter avere comunque una pensione dignitosa, com'è che possono programmare, ma come possono loro programmare tutta la loro, diciamo, storia contributiva da qui fino all'età pensionabile? Un meccanismo virtuoso per cui lo Stato diventa più amico e il cittadino rispetta, sì, di e più lo facciamo lo Stato per cittadini, famiglie, imprese, lavoratori, e questo è il concetto di cambiamento che vogliamo portare. Lo Stato ti deve essere amico, non nel deve frattempo essere scusami un adesso mero esattore. Era arrivata, mi hanno detto di una clip, non so esattamente di che cosa si tratta. Abbiamo parlato nella prima parte del programma che mentre Salvini è a Roma, Di Maio e Alessandro Di Battista, ex deputato, sono a Strasburgo, una missione per cercare di sondare possibili alleanze in vista delle elezioni europee. Si sono fatti vedere tramite un video, Facebook, esatto, questa è una diretta che hanno fatto sul loro viaggio dal van, fatemela, possiamo vederla. Apriamola un attimo, vediamola.
è tutto lì, un reddito alle persone, ma proprio il concetto di reddito universale è fondamentale. E a coloro che ci scrivono sì, il lavoro, le imprese alla canna del gas, verissimo. Il concetto è che nel momento in cui si mettono dei quattrini nelle tasche di cittadini in difficoltà, molto presumibilmente queste persone questi soldi li spenderanno. Hanno fermato la dogana. Eh sì, e questo sarà utile soprattutto per rilanciare l'economia stessa. Ci hanno fermato alla dogana, vabbè, un momento al disco. Speriamo, cioè, sperano loro che di non incontrare Salvini vestito da poliziotto, perché sarebbe proibito usare che il telefonino in macchina, era l'aeroporto di Ciampino, cioè, no, è proibito. Se mi prende un vigile urbano col telefonino acceso, non stava utilizzando il telefonino, stava guidando e stava parlando, cioè non è vietato ancora parlare, e a chi parlava al volante, parlava al telefonino, no, non era al telefono con qualcuno, lui guidava e parlava, vabbè, c'era una diretta Facebook sua, se io non so il nuovo codice della strada come regola questa cosa, l'impressione non si possa fare. E chiudere My Way Camilla Dell'Ai, mi scrive Fabio, quindi siamo davvero in chiusura. Grazie al sottosegretario Cominardi, grazie a voi, Davide Giacalone. Forsinger, ci vediamo domani, vuoi dare l'appuntamento? Vediamo domani, restate con noi, mi raccomando, tutta la giornata sulla 7. A domani. A domani.